subito! Big Dreams, il gran finale! È meraviglioso! Oggi una di noi si porterà a casa il trofeo! Forza, scattiamo una foto ricordo! Selfie! No! No! Big Dreams, il talent show delle BFF! Vi do il benvenuto alla finale! Questa sera scopriremo chi ha vinto Big Dreams, il talent show delle BFF! Ma prima, congratulazioni alle vincitrici del titolo follower più accanite, che sono qui con due biglietti VIP, Lala e Della! Ciao, grazie a tutti! E tu? Vabbè, le nostre amiche! La prima esibizione di stasera è quella di Stella! Vai, buona fortuna! Brava Stella! Non è possibile, verremo squalificate all'ultimo! Avrei vinto di sicuro con le mie torte borse. Sembrano borse, ma in realtà sono torte. Puoi farne una a forma di stella? No, no, è impossibile! Niente male come idea, mi serve tempo però. Bene, diamoci il cambio, così Miss Collect non lo scoprirà. Siete pronti per la prossima esibizione? Forza, tocca a te! Eccomi, sto arrivando! E ora la dolce voce di Daisy! La voce prodigiosa e inconfondibile di Daisy! Daisy, sei la migliore! Brava! Daisy! Sì! Il trofeo! Vado a prenderlo! Say it was not hard to fall down and get up. It's not easy to fight for something, but here we are, day after day, our friendship stronger. Friends, it's possible with friends to learn and cry with them, 'cause they will be with you forever. Give it a chance, day after day, our friendship stronger. And my friends on the side. La prossima a esibirsi è Shannon! Grande! Sei fantastica! Ok, è ora di prendere il trofeo. Il trofeo? No, no, Miss Collette, guardiamo l'esibizione insieme. Ok, la seguirò con te. La splendida Shannon! E la prossima a esibirsi non sarà certo da meno! Crystal! Brava Crystal! Miss Collette! Miss Collette! Non la guardiamo più insieme? Realistica per essere una torta. Non brilla quanto il vero trofeo. Ho avuto un'idea! Tranquilla, è commestibile! È perfetto! Missione compiuta! Cosa ci fate qui? Phoebe, è il tuo turno! Oh no, tocca a me! Andiamo! È arrivato il momento di portare il trofeo sul palco! No! Rim, Nila, non è per voi! Andiamo!
Ed ecco l'ultima esibizione della serata. Fate un bel applauso per la nostra cuoca influencer, Connie! Ecco la mia nuova borsa! Ma è davvero una borsa? È una torta borsa! Borsa? Torta! Bello! Wow! Non esistono torte impossibili! Avete visto tutte le esibizioni del gala finale! Ora è il momento di votare la vincitrice! È stato stupendo partecipare insieme a voi! Non è finita! Ci vedremo ancora ogni giorno! Ecco i risultati tanto attesi! Il pubblico ha deciso che, per l'impegno profuso nell'intera stagione, la vittoria del talent show spetta... Chissà chi sarà... Shannon! Sì! Non ci credo, ragazze, non ci credo! Corri a prendere il trofeo! Ecco, questo premio non è solamente mio. Non ce l'avrei mai fatta senza l'aiuto delle mie nuove amiche. Abbiamo vinto tutte quante! Ringrazio Stella per aver creduto in me, Sydney per gli allenamenti di danza, Elodie che ha tirato fuori il mio lato migliore, e Crystal, Daisy, Dreamy e Phoebe per avermi dato sempre la carica, e infine Jenna, Lady e Connie per il loro buon umore. Ciascuna di voi con il proprio talento mi ha fatto diventare una persona migliore. Sarà vostra amica per sempre! Congratulazioni, ragazze, è stata una bella sfida. Siete tutte piene di talento, soprattutto tu, Shannon. Ecco il tuo premio. Ma che succede? Il trofeo? Ma questa è una torta? Best friends forever! Se Miss Collette scopre che stiamo giocando, ci espellerà di sicuro! Tranquilla, qui non ci scoprirà. È l'unico angolo senza telecamere. Giochiamo obbligo o verità. Lady, chi è la tua migliore amica? Perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo best friends forever! E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere. Speriamo di essere insieme, ti prego, ti prego! E Phoebe. Nella camera numero 2, invece, Ella, Daisy, Stella e Crystal. Ok! Nella camera numero 1, Lady, Lala e Connie! E vai! Io direi... Connie! Sì, best friends forever! È il mio turno! Jenna, che cos'è che ti fa più paura? Che cos'è quell'ombra? La studentessa fantasma! Il letto tremava! Le cose volavano! C'erano ragnatele! Stavo per farmela addosso! Gli spettri! Ragazze, è ora di tornare in classe! Dove siete finite? Avete sentito? È Miss Collette! Beh, questa non è la prima volta che sgattaioliamo via, no? È ora di andare a letto. E ricordate, niente feste non sono consentite. Io adesso mi siedo qui a sorvegliare. Sembrano buonissimi, Connie. Non so se mangiare quello al cioccolato o quello alla fragola. Questo qua. Penso che proverò a vivacizzare questa festa. Sorridete! Balliamo! Facciamo festa! Cantiamo! Non fermate il divertimento! Cosa? Non mi sono addormentata! Non mi sono addormentata! Che state facendo? Noi le abbiamo portato un cuscino, così può stare seduta più comoda. Ah, d'accordo! Che scusa mi invento per saltare la lezione di robotica? Forse se... Sono qua su... Ha dei puntini rossi e verdi sulla faccia! Oh no, non c'è dubbio, è un sintomo della febbre selvaggia! Crystal, ti senti bene? È la febbre selvaggia! Oh, no! Hanno tutti la febbre selvaggia della foresta! Devo scappare prima che sia tardi!
Ok, Daisy, ora tocca a te. Da quando ti piace Shaq? Io mi chiamo Daisy. Sì, sì, piacere di conoscerti. Sono Shaq. Beh, allora, ci vediamo a lezione. Sì, sicuramente ci vediamo in classe. Adesso io devo andare, ciao. Senti, Shaq, ti va di andare insieme a prenderci un gelato? Ops. La prima cosa che devi fare è cominciare con le scale. La 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 la. La 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 la. Cosa sta facendo? È la tradizione. Devo darle un bacio? Ma a me non piace, Shaq. Bugiarda. Ti tocca una penitenza. Devi mangiare 4 biscotti in una volta e dire Shaq. Shaq. Eccovi qui. Ehi, ma dove sono andate? Rim, vuole giocare anche lui? Rim e Dreamy sono inseparabili. Rim! Rim! Wow! Sei meraviglioso! Rim! Rim! Oh, poverino! Qualcuno ha tanta voglia di giocare oggi, eh? Non preoccuparti, Rim, troveremo una soluzione. Ce l'abbiamo fatta, Rim! Ora sei libero! We must protect each other. You gotta hide from people that are mean. Ehi, Shannon, ora è il tuo turno. Ti divertivi a prenderci in giro? Io? Io non vi ho mai preso in giro. Una festa, eh? Questa è la mia occasione. Farò in modo che la festa sia un disastro. Le tenebre domineranno. Ho trovato! Sveglierò Miss Collette che espellerà tutte dal campus per colpa della festa! Ehi, tu! Chiunque tu sia, potrai anche rovinare la nostra festa, ma non rovinerai la nostra amicizia! Non importa quello che accadrà, noi saremo sempre insieme! Quella luce! No! Vi assicuro che tornerò! Devi fare una penitenza. Dovrei dare un bacetto a Jelly. Sappiamo che andate molto d'accordo. Devo! Cosa? Oh no, non svelerete il mio piano! BFF! BFF! Finalmente me ne sono liberata! La foto! Ehi, tornate qui! Ok, Sydney, ora è il tuo turno. Per te chi è la ballerina migliore, tu o Shannon? La verità è che ti ho sempre ammirata molto! Guarda, che ne pensi? Wow, è tutto quello che sai fare! Wow, ma sei bravissima! Non è bello stare tra amiche? La verità è che ci siamo divertite un mondo! There's no way to beat us, we're all you're afraid of. Now we're gonna catch your friends, we're not gonna hide. Unless the ghost gonna lose, just shadow, you're breaking the rules. Our friends is stronger than all that you do. Shades of the way come to you. Leaving. You know the sky's the limit. It is time to dream. It is time to dance. And we always will be. Truly, truly friends. Truly, truly friends. Truly, truly friends. It's Christmas time, so we're all together. Let's have some fun. It doesn't matter where we are, as long as we can be with each other. E faremo ancora tantissime cose insieme, perché siamo... Best Friends Forever! Ah, vi ho beccate! Passato di Shannon. Molto bene, continuate così. Benissimo, Jenna. Vi ricordo che le telecamere sono spente e nessuno vi vedrà preparare per lo speciale di domani. Dovrete parlare della vostra infanzia e di come avete scoperto tutti i vostri talenti.
La lezione è finita! A domani, ragazze! A domani, Nicoletta! Ricordate il nostro primo show quando eravamo bambine? E quando per paura di un'inondazione siamo entrate tutte nella vasca da bagno? Ora andiamo a riposarci, domani sarà un giorno importante. Io non ho ricordi con nessuna di loro, cosa dirò? A me piaceva raccontare storie a tutti. Ci vediamo domani? La porta non si apre! Siamo chiuse dentro, non c'è abbastanza ossigeno per tutti! Non preoccuparti, chiameremo... Oh no, i telefoni sono nell'armadio e le telecamere sono spente! Vi prego, fateci uscire di qui! Fammi provare. Ok, siamo proprio chiuse dentro. È come in un film dell'orrore! Ci toccherà dormire qui stanotte. Ma date retta a me, sarà meglio non agitarsi, altrimenti finiremo per litigare. Che cosa? Ma non ho con me il mio cuscino! Sta calma, Jenna, troveremo una soluzione. Oh, questa sarà una lunga notte. Sapete, da bambina non avevo mai pensato di suonare la chitarra. Poi un giorno Daisy me ne prestò una e appena sfiorai le corde capii che questa era la mia strada. Che bello! Raccontalo domani al gala speciale dei ricordi d'infanzia. E tu, Dreamy, quando hai iniziato con i pattini? Ricordo che ero piccolissima e ci fu una grande gelata. Il lago diventò una pista da pattinaggio. Io cadevo sempre rotolando sul ghiaccio come un barile. E tu invece, Shannon, come hai iniziato a ballare? Beh, sapete, da bambina mi piaceva tanto ballare con i miei amici. Ero molto popolare, vivevo a Swan Lake e... Ma tu non vivevi da queste parti? Già, non ti abbiamo mai vista a Swan Lake. Se eri tanto popolare, perché non ti conoscevamo? Non vi ho raccontato molto sul mio passato. Perché? Qualcosa non va? No, no, niente! Ma preferisco non ricordare certe cose. E perché non vorresti ricordarle? Ecco, è solo che... Ma perché nascondi la mano? Che cos'ha che non va? Sì, faccela vedere. Cos'hai lì dietro? Ci nascondi qualcosa? No, non lo farei mai! Mostraci la mano! Shannon! Shadow! Out of the shadows I'm coming out, and this friendship I will tear apart. I don't really care if I am alone, 'cause I know I'm so much better than any of you. Whoa, 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 whoa. You cannot tell me what to do. I got the motivation, I got the power to rise up. No one can stop me now. Talking to myself, I wonder if there's anybody listening. Is there anyone that can understand? I just wanna find a real good friend. Allora sei tu, Shadow! Ci hai mentito! Sei qui solo per infastidirci! Ma perché? Voi non potete capire! Vivevo con voi quando eravamo piccole e neanche ve lo ricordate! Non venivate mai a trovarmi. Passavate oltre senza vedermi. Ciao, bimbe! Cercavo di scendere per raggiungervi, ma senza riuscirci. Era troppo difficile. Sono qui! Sono qui! Avevate il potere di volare, ma non siete mai venute da me. Oh, vi ho scritto delle lettere, ma non avete mai risposto. Ho capito che non volevate essere mie amiche e che sarei rimasta sola per sempre. Cominciai a svanire, diventai un'ombra, diventai Shadow. E poi smisi di usare i miei poteri per fare del bene. E cercai... di portare energia negativa ovunque. E ora me ne pento. Me ne pento amaramente. Non so come abbiamo fatto a non vederti. Giocavamo con tutti i bambini. Ed eravamo tutti amici. Mi dispiace, Shannon. Se ti avessimo conosciuta, saremmo state amiche. Best friends forever. Se mi sono comportata male è stato solo perché desideravo essere vostra amica e non restare sola. Tranquilla, non sarai mai più sola. Ti aiuteremo a trovare un bel ricordo della tua infanzia e domani saremo tutte alla finale per sostenerti. E ora è il turno di Shannon. Buonasera a tutti. Quando ero bambina vivevo su una montagna molto molto alta e camminavo ogni giorno su rocce molto, molto affilate. Ero sempre in punta di piedi. Notizia!
Shannon e Shadow. Cosa? È sempre vissuto vicino a noi. Era sola, pensava che non la volessimo. Ha detto che non diffonderà più energia negativa. E voi le credete dopo quello che ci ha fatto? In effetti hai ragione, di sicuro trama qualcosa. Diamole una chance. E grazie alle mie nuove amiche ho scoperto una parte di me rimasta finora nascosta. Shannon, sei stata grande! Io non mi fido. Nemmeno io. Daisy, buona fortuna! Adesso sei una di noi, una BFF! Best friends forever! Ragazze, la mia esibizione di oggi sarà spettacolare! Ho imparato a piangere per finta, guardate! Ci divertiremo un mondo! A proposito, dov'è Miss Collect? Qui! Ha un aspetto terribile! Dovrebbe riposare un po'! Allora, cancelliamo il gala o Nicoletta condurrà al suo posto? Nicoletta si sente anche peggio di me. Cancellare il gala? Mai! The show must go on! Ora vado. Solo un momento. Il gala inizierà tra 2 minuti? Che emozione! Miss Collette non può salire sul palco in queste condizioni. Una di noi presenterà. Cosa? Come? Chi? Io potrei. Jenna sarebbe perfetta. È lei l'attrice migliore. Cosa? Io? Non ha fatto le prove. Tuttavia, se è un'attrice... Sì, sì, venga con me, Miss Collette. Le porto un tè caldo e dei cupcake. Deve riposare. Ha ragione, io non ho mai provato. Mi renderò ridicola e il pubblico riderà di me. Tranquilla, Jen, andrai alla grande. Sei molto coraggiosa a voler presentare il gala. Qualcosa potrebbe andare storto e la colpa ricadrebbe su di te. Presentare il numero sbagliato, un vuoto di memoria, 2 artisti che si accavallano. Andiamo, Jenna, puoi farcela. Ma devo fare qualche prova. Non preoccuparti, andrai alla grande. Vi aspettavate Miss Collect, giusto? Beh, spero di non deludervi, perché oggi sarò io a presentare! Brava Jenna! Yeah! 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 Presenta Jenna! Forte! C'è un sacco di gente, non è vero? Io sarei molto nervosa! Wow, quanti spettatori! E ci sono anche molte persone che ci guardano da casa! Sta parlando di noi! Oh, sono così nervosa, speriamo che vada bene. Il primo numero di oggi è... la dolcissima pasticcera Connie! Giusto, sono la prima ad esibirmi. Arriva! Beh, direi non male come inizio. La dolcissima pasticcera Connie! Connie, ti prego, dove sei finita? Sta filando tutto liscio, ma mai come il prossimo artista sulle sue rotelle! Shaq! Shaq! Fermo lì, è il mio turno! Jenna ha detto rotelle, è il mio turno! Smettetela e andate! In skate o sui pattini, come vi pare, il pubblico vi aspetta! Fa meglio di così se ci riesci! Se ci riesco, ora vedrai! Che c'è? Non te l'aspettavi, eh? Bene!
È tutto quello che sai fare, guarda! Beh, guarda questo! Una passeggiata? Oh, mi gira la testa! Oh oh! Tanti saluti all'attrice! Io saprei fare di meglio! Fantastico! Proprio come la più affascinante e bella modella in tutto l'universo, Lady! Oggi indossa una splendida borsetta disegnata dalla talentuosa Elodie! Oh, ci sono, ci sono! Ah! Ah! Finalmente ce l'ho fatta! Ah! Ah! La mia borsa, la mia borsa, la mia borsa! Hai visto che caos? Che disastro, se ne vanno tutti! Che faccio, che faccio, che faccio! È il momento della pubblicità, torniamo subito! Non potrebbe andare peggio. Solo un miracolo può salvare il gala. No, nemmeno un miracolo. Oh, che disastro! Non voglio salire su un palco mai più! Sarò costretta a sostituirti per salvare il gala e farò sicuramente meglio. Aspettate, ho un'idea! Sky, che cosa vuoi fare? Lo vedrai. Siamo tornati a Big Dreams con le BFF. Jenna, Jenna, annuncia il mio numero. Tanto peggio di così non può andare. Pronti per l'ultima esibizione di oggi? Io non... Sky, il principe di... Che sta facendo? Non voglio guardare, non voglio guardare! Oh, io non posso guardare! Sono finita! Ehi, cos'è quello? Non posso crederci! Oh? Oh? Nila? Nila! Quello è un cavallo alato o sono allucinazioni? Anch'io lo vedo. Probabilmente ho la febbre. Wow! Wow! Oh! Sì! 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 E con questa incredibile e spettacolare esibizione di Sky, il nostro arrivederci al prossimo gala! Oh, il gala è stato un successo! Il gala è stato un successo! Nila, non ci credo, sei proprio tu, sei diventata così grande! Non lo so, l'ho incontrata nei boschi e abbiamo legato subito! Ben fatto, Sky! Ma non sapevamo del tuo incredibile talento! Mi dispiace di non avervelo detto, ma l'ho portata a palazzo per proteggerla! Non c'è problema, l'importante è che sia tornata per salvarmi! Rim, ti ricordi di Nila? Credo che andrete molto d'accordo! San Valentino disastroso! Felice San Valentino! Oggi vorrei che tutti voi vi lasciaste trasportare dal vostro cuore, da ciò che vi piace e da ciò che vi ispira. Evviva l'amore! Il mio regalo di San Valentino sarà per Nila. Non avrei scoperto il mio talento senza di lei. Miei cari follower, ho preparato dei cupcake per le mie amiche perché loro ci sono sempre per me e questo è amore! Adoriamo il giorno di San Valentino! Tieni, Phoebe, questo regalo è per te! Sono le foto di quando siamo state in campeggio! Ricordi? Best friends forever! Io dedico questa giornata a me stessa perché amare se stessi è molto importante! Sai una cosa, Narvi? È il grande giorno! Finalmente ho trovato il coraggio per dare il mio biglietto a Daisy! Oh! Oh, wow!
Le darò davvero quel biglietto? Puoi farcela, Shaq! Non ce la faccio! Puoi farlo tu per me? Dammi qua. Oh! Oh no! Oh, ops! Eh? Cos'è questo? Un cuore! Oh, sono sicuro che sia caduto da lassù! Oh, ecco qui, fatto! Oh, è l'armadietto di Lady! Oh? Cos'è questo? Ah, è un biglietto per San Valentino! Tu mi piaci tanto! Se anche io ti piaccio, vieni allo skate park oggi pomeriggio! Oh! È firmato da Shaq! Cosa? È di Shaq! Non credo che ci andrò! Nel biglietto mi chiede di andare se lui mi piace e a me lui non piace! Ma devi andarci! Ma non mi piace in quel modo! Ti consigliamo di andare, altrimenti gli spezzerà il cuore e soffrirà molto! Vuoi che Shaq soffra? No, ma... Basterà fare in modo che l'appuntamento non vada bene! Così non gli piacerai più e nessuno soffrirà! Ok! Andrò all'appuntamento e farò in modo che vada tutto storto! Questo San Valentino si prospetta disastroso, vero? Daisy verrà o no? Daisy verrà? Lady? Oh no! Ciao! Sì, sono io. Allora che facciamo? Non ho tutto il giorno. Ma aspetta un momento. È già andato via! Ha funzionato! Che brava! Sono un'attrice migliore di Jenna! Lady! Siamo noi! Ragazze, voi che ci fate qui? Tieni, mettiti l'auricolare, ti aiuteremo se servirà. Crystal! Ciao, Shaq, come va? Lady ha ricevuto il mio biglietto di San Valentino, ma è stato un errore! Era per Daisy! Ora vado e le dico che lei non mi piace in quel modo. Cosa? No! Se tu le piaci, le spezzerai il cuore! Devi fare in modo che l'appuntamento vada male! Cosa? Hai capito bene, fa che vada tutto storto. D'accordo, ci provo, ma tieni il telefono vicino. Ragazze, non credo che sia necessario, se n'è già andato. Sono qui, Lady! Ricorda, fai in modo che l'appuntamento non vada bene. Come butta, bello! Come butta? Che ne dici se... Ehi, perché non andiamo a vedere un programma di moda in TV? Non mi piacciono i programmi di moda. Beh, a me sì, quindi andiamo. Ora guardiamo un film dell'orrore. Che cosa? Non mi piacciono quei film. Beh, a me sì. Oh, Lady ha bisogno d'aiuto. Dobbiamo fare qualcosa. È il momento perfetto per uno scherzo. Stai bene? Scusa, ti ho spaventato. No, io non mi spavento mai. Sei coperta di piume, somiglia a una gallina. Io adoro coprirmi di piume. Ehi, Lady, preparagli un frullato. Ma io non so fare i frullati, hanno un sapore orribile. Appunto. Ti va un bel frullato? Sul serio? Ma Lady, tu sai preparare i frullati? Ma certo! Preparo frullati fantastici con broccoli, mostarda e maionese. Lo sai, anch'io preparerò un frullato per te. Userò alghe, fagioli e ketchup. Il tuo frullato è pronto? Anche il tuo è pronto. È delizioso! Ricorda, Lady, Shaq odia ballare. Vuoi ballare? O tu odi ballare? Io preferisco cantare. A te va di cantare oppure sei stanca? Io stanca? No, io odio dormire. La 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 la. Oh, beh, se questo non rovinerà l'appuntamento mi arrendo. Shaq, devi continuare a cantare! Eh? Un momento! A te piace Daisy? Sì, il biglietto era per lei, ma tu l'hai ricevuto per sbaglio e, io non sapevo come... Allora non ti piaccio! Fantastico! Non preoccuparti, ovviamente anche tu non mi piaci, ma sei molto cool!
Ti aiuto io per il tuo San Valentino! Ok. Daisy! Potresti farmi un favore? Potresti insegnare a Shaka a cantare? Lo sai, è un vero disastro! Ah, certo! Scusaci, ti abbiamo dato un consiglio terribile! Non fa niente! Dopotutto, è stato un appuntamento divertente! Ciao, Shaka! Per prima cosa dobbiamo provare a intonare le scale! La 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 la! La 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 la! Oh, sembra che avremo parecchio lavoro da fare! Allora cominciamo con una singola nota! Così! Tocca a te! Oh, che dolcissimo San Valentino! La regina del gossip ha spifferato il mio segreto! E per oggi è tutto! Ci vediamo domani qui a Big Dreams! Beh, per oggi abbiamo finito, continueremo domani! Ah, per fortuna questa era l'ultima lezione! Con le telecamere accese non smetto di mangiarmi le unghie! Beh, prima di salire sul palco io comincio a sudare tantissimo e ho sempre paura che mi scivolino le dita sulle corde della chitarra! È perché siamo riprese continuamente! Ogni volta che ci penso io balbetto! Non si può recitare tutto il giorno? Sì, è vero! Certe notti sono così nervosa che non riesco ad addormentarmi. E sapete cosa faccio? Non ditelo a nessuno, ma a volte uso il ciuccio di quando ero piccola per rilassarmi. Così riesco a dormire. Il ciuccio, eh? Mi è venuta un'idea. E... fatto. Caricato. Che succede? Cosa non va? Ho un brufolo! Sono spettinata! Peggio, guardate il sito di Big Dreams! Oh, cosa? La regina del gossip ha scritto che io uso il ciuccio! Accidenti, guarda la foto di Miss Collect! Tutti stanno ridendo di me! E questo è solo l'inizio! Dobbiamo scoprire chi ha rivelato il tuo segreto! Quando ne abbiamo parlato eravamo solo noi! Oh, vorrei sparire! Abbandonerò la competizione! Non arrabbiarti, è solo un pettegolezzo. Domani nessuno se ne ricorderà più. E intanto oggi c'è uno spettacolo e non reciterò. Non dire sciocchezze, verresti espulsa da Big Dreams. Forza, Connie, devi entrare in classe. Ok, ma nascondetemi. Attente, telecamera. Mescolare 3 volte verso sinistra e poi 4 volte verso destra. E il gioco è fatto! No, non è vero! Non lo uso quasi mai! È per la tensione! Lo so che è soltanto per... C'è quello! No! No! Connie, ti senti bene? Qualcosa non va! Arrivano gli altri! Connie, hai un minuto? Ho bisogno di parlare con te. So come ti senti. Una volta qualcuno ha rivelato un mio segreto a tutta la scuola. Ma sai cosa ho imparato? Che non bisogna avere paura di essere diversi, perché questo ci rende unici. Puoi farcela, Connie. Il modo migliore per reagire è lasciare tutti senza parole con la tua performance di stasera. Sì, d'accordo, ci proverò. La regina del gossip ci ha colpite prima con la storia di Rim e ora con questo. Chi può essere? Non lo so. C'eravamo solo noi nei camerini. Inoltre, non capisco chi potrebbe voler ferire Connie. Lei è così dolce. Oh, ma cosa hanno da ridere tanto? Non capisco. Divertente la foto di Miss Collect? È molto sospetto. Stella, posso parlarti solo un momento? Io vado in classe, ci vediamo dopo. Perché stavate ridendo?
Non avete visto la foto di Miss Collette? Anche voi! Non me l'aspettavo davvero! Connie, calmati! Vedi, tutti abbiamo dei segreti e non c'è niente di male! Sì, voi avete dei segreti, ma il mio lo conoscono tutti! E forse proprio una di voi è la regina del gossip! Aspetta, Connie! Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per aiutarla! Ho avuto un'idea! Stasera la aiuteremo a superare le sue paure, ma ci vorrà coraggio! Siete con me? Certo! Noi siamo le best friends forever! E adesso che cosa combinano? Wow, gran bel pezzo, Narvi! E ora la nostra prossima artista, la migliore chitarrista di Big Dreams! Stella! Vorrei dedicare questa canzone alla mia amica Connie, perché essere diversi ci rende speciali. E tutti abbiamo dei segreti. Io, per esempio, sudo moltissimo prima di salire sul palco. Ecco perché mi tengo sempre un fazzoletto in tasca. Ben fatto, Stella! Ora tocca a noi! Sapete qual è il mio segreto? Io mi mangio le unghie! E che male c'è? Quando mi accorgo che le telecamere sono su di me, io balbetto. Quando mi piace un ragazzo, arrossisco così. E mi succede sempre con... Daisy, ora puoi smettere. Prima di tutto, vorrei ringraziare le mie amiche per avermi dimostrato che non bisogna vergognarsi dei propri segreti. Io uso il ciuccio e allora va bene così. Anch'io a volte uso il ciuccio! Io bevo da un biberon, mi rilassa! E io metto il bavaglino! Il bavaglino? Sì, urra per il ciuccio! Una persona mi ha detto che le differenze ci rendono unici. E io sono unica perché uso il ciuccio. Lo faccio perché mi fa sentire bene, al sicuro e mi calma, come quando ero piccola. È divertente! Coni! Grazie a tutti! Sapete, cari follower, l'ingrediente migliore è essere se stessi. Sì! Sei stata fantastica! No, voi siete fantastiche. Grazie. Ti adorano tutti! Il tuo video è virale! Un sacco di celebrità si fanno fotografare con un ciuccio! La mia amica è una star! Selfie! Non sapremo mai chi sia la regina del gossip. Che importa? Ciò che sappiamo è che siamo le best friends forever! Per ora l'avete scampata, BFF, ma solo per ora. Sono un unicorno! Ti piace? È la mia canzone per l'esibizione di oggi! Grazie, Rim! A essere sincera, sono triste perché sono tutti impegnati e nessuno ha tempo di ascoltare la mia musica. Sì, è così. Mi sento un po' sola. A volte vorrei essere come te, niente discussioni con gli amici o altri problemi da umani. In che senso si sente sola? A me non l'ha fatta sentire la canzone. Che vuol dire? Che non siamo amiche? Beh, se proprio Stella vuole essere come Rim, senza problemi da umani, perfetto! Allora l'accontento! Oh sì, sarà davvero uno spasso! Mi sono addormentata mentre suonavo la chitarra. Dov'è finita? Dov'è la mia chitarra? Perché ho gli zoccoli? Oh no, un unicorno! Sono un unicorno! Sono Rim! Oh no, e adesso cosa faccio? Rim? Io? Rim unicorno? Stella? Rim? Stella? Stella, io suono! No, Rim! Aspetta! È sempre più divertente!
Ehi, artista! Sei pronta per stasera? Ma che succede a Stella? No! Credo sia nervosa per l'esibizione. Dovremmo aiutarla a rilassarsi. Stella, credo che ti serva un po' di relax. Vieni, ti insegniamo un paio di trucchetti che ti aiuteranno di sicuro. Ah, ehi, ma cosa stai facendo? Stella si comporta in modo strano, vero? Devo dirlo alle BFF. Ah, devi essere molto affamato oggi, ma non puoi avvicinarti così all'Academy. Torniamo alla stalla. No, Rim, qui non puoi proprio entrare. Devi tornare nella stalla. Vieni, resta qui e mangia le tue carote. Dreamy, Dreamy, devi ascoltarmi. Mi serve aiuto. Oh, hai voglia di giocare oggi, eh? Cosa? Ho detto che... non ti arrabbiare, più tardi verrò a giocare con te. Dreamy, sono io, Stella! Sta calmo. Oh, bello! Un momento, no! C'è una cosa più importante. Ti mostrerò che sono una BFF, guarda! Ehi, ma quando l'hai imparato? Rim, dai, basta giocare, devo andare alle prove! È davvero uno spasso da guardare! Vieni, ora ti insegno un trucco che mi ha insegnato Phoebe. Rilassa prima di un'esibizione. Inspira ed espira così. Ho un'idea, eh? Quando sono nervosa mi calmo mangiando qualcosa di dolce. Oh, mi hai sporcato la faccia! Ma cosa fai? Non leccarmi! Io mi rilasso così! Perché nitrisce come i cavalli? Oh, non posso guardare! Sì, è imbarazzante! Dreamy, Stella sta cavalcando in sala prove! Oh no, verrò espulsa e rimarrò così per sempre! Aiutiamo la nostra amica! Ehi, e io invece, un momento! Siete preoccupate per me? Che carine! Ricorda, devi mettere prima una mano qui e poi l'altra qui. Bene! Se non fai versi strani durante l'esibizione andrà tutto a meraviglia. Non penso proprio. Temo che due note non siano affatto sufficienti. Forse posso creare qualcosa con il mio mixer, ma... se dovessi sbagliare, allora sarà espulsa. No, meglio di no. Espulsa? Sì, Stella, è una cosa seria. Hai tantissimo talento, ma se continui a comportarti così non ti faranno rimanere nello show. Non so cosa ti sia preso, sei sempre stata così brava! Ma dove va? Seguiamola! Forza! Rim triste! Academy importante, scusami! Rim? Stella! Penso che abbia perso il senno. Che cosa sta cercando di dirci? Rim? Stella! Tu sei Rim e tu Stella! Cosa? Vi siete scambiati i corpi? Non è possibile! Stella! Solo Stella suona così bene! Rim? Ma com'è successo? Puoi annullarlo? Ok, scopriremo noi come. Siamo BFF e saremo sempre unite. Vi voglio bene. Troppo affetto e disgustoso. Non lo sopporto, sono così amiche. Non fa più ridere. Che noia. Stella, stai bene? Rim, cos'è successo? Sono di nuovo io, grazie BFF. Rim, tu sei di nuovo tu! Oh, ero in bagno! Cosa mi sono persa? Non so, ero andata a prendere da bere. Vuoi? Poi Rim ha cominciato a trottare per la stanza e mi ha leccato la faccia, bleh! E avete notato quella luce? Sì, è vero, era strana. Mi ha ricordato Shadow. Stella, sei pronta a esibirti? Sì, arrivo tra un attimo. Andrai alla grande. Grazie, ragazze.
nuovo insieme. Un brutto sogno, sembrava così reale. Ehi, siamo arrivate! È semplicemente fantastico! Lo sai, Connie? Ho la sensazione che qui vivremo tantissime avventure. Andiamo! Ti chiedo scusa. Non preoccuparti. Hai visto cosa è successo? È una cosa assurda, non si sono neanche salutati. Non capisco, può darsi che... Ciao, Narvi! Ciao, Ella! Ciao! Io me ne vado. Non si ricordano di noi. Forse perché siamo un po' cambiate. Wow, la caffetteria è super cool! E guarda! C'è solo cibo biologico! Ci saranno lezioni di cucina! Non vedo l'ora di aggiungere ricette al mio libro! Ciao, Dreamy! Ciao, Crystal! Non vi ricordate di noi? Giocavamo insieme quando eravamo bambine! Ha detto bambine? Beh, bel modo di cercare di fare amicizia, ma a me non interessano le cose da bambine. Oh, perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo migliori amiche per sempre! Non rilasso altre interviste, sono al campus per rilassarmi! Per sempre! Oh. Oh. Scusami, va tutto bene? Io mi chiamo Daisy. Sì, sì, piacere di conoscerti. Sono Shaq. Beh, allora ci vediamo a lezione. Sì, sicuramente. Ci vediamo in classe. Beh, adesso io devo andare. Ciao. Ci vediamo a lezione. Oh, Shaq. Mi sentite? Sì, immagino che mi sentiate. Vi do il benvenuto al mio campus, cioè al Talent Campus, dove metteremo le ali al vostro talento grazie ai nostri corsi esclusivi e alla mia infinita pazienza. Una cosa importante, ci sono delle regole fondamentali. Non si corre per andare a lezione e niente cellulari al campus. Ah, ci sono sempre delle regole. E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere. Speriamo di essere insieme, 3, dai, Jen, dai! Dreamy e Phoebe. Nella camera numero 2, Ella, Daisy, Stella e Crystal. Ok. Nella camera numero 1, Lady, Lala e Connie. Evviva! È fantastico, con Lala ci divertiremo un sacco! Io scelgo il letto per prima. No, prima io... volete vedere un trucco? Mi piace! È bellissima! E ha un profumo buonissimo! Carta, forbici, sasso per scegliere il letto? Carta, forbici, sasso! Sì, ho vinto io! Scelgo il letto di sopra! Io so fare un trucco! Finito! Che bello! Hai fatto un ottimo lavoro! Anche il tuo lato è molto carino! Guarda, ecco l'ala! Ditemi, è questa la carta a cui stavate pensando? No. Vuoi delle noccioline? Aspettate un attimo, forse era questa? Beh, in realtà scusa, ma non ci hai detto di pensare a una carta. Lala è ancora super divertente. Una cosa importante, se non volete essere rimandati immediatamente a casa, non dovete mai lasciare il campus. E ora passiamo alle buone notizie. Questo pomeriggio ci sarà un grande gioco al campus. I vincitori riceveranno un premio speciale. Dobbiamo vincere, quel premio deve essere nostro. Oh no! Questa volta ci hanno separate! È una cosa terribile! Tranquilla, è solo per questo pomeriggio! E in questo modo possiamo conoscere gli altri e parlarne insieme più tardi! Guardiamo il lato positivo! Oh, va bene! Come ho detto, la prima squadra che arriverà alla fontana con le 3 bandierine sarà la vincitrice! Per trovare le bandierine dovete risolvere gli indovinelli! Il primo è questo! Se la musica è nel tuo cuore, per cantare trova il posto migliore. E ora potete iniziare a cercare. Io dico di cercare sul palco. Ottima idea. Ricordatevi di seguire sempre. Secondo me è l'ufficio di Miss Collette. Non ho intenzione nemmeno di fare un concerto. E se fosse la camera di Daisy, lei sa decisamente cantare? No, no e no. Non voglio cantare, mi voglio solo riposare. D'accordo, possiamo prima cercare in un posto e poi nell'altro. Va bene, cominciamo dalla camera di Daisy. No, dall'ufficio di Miss Collette. L'ho trovata! Sì, grande! Brava! Che facce buffe avete! È finto, era uno scherzetto.
Non è per niente divertente, Crystal. Dobbiamo vincere quel premio. Ah, ma quanto è noiosa. Ehi, guardate, sì, ho la bandierina. Ti prego, Crystal, smettila. Oh, bravissima, Crystal. Oh, ne abbiamo già una. Vinceremo di sicuro. Ehi, qui c'è un biglietto. Se il premio vincere vorrai, nel posto dove gli alberi coprono il cielo andrai. Nella foresta, andiamo. Deve essere nell'ufficio di Miss Colette. Andiamo, io voglio vincere il super premio. Anch'io, per questo dobbiamo andare nella camera di Daisy. Aspettate, quella è... Oh, non posso crederci. Ragazze, è una Jelly. Te la sei immaginata? Le Jelly non esistono. Scusate, ma di cosa state parlando? Sì che esistono, non ve lo ricordate? È una lacrima magica. No, non può essere vera. Qualcosa non va, sembra spaventata. Penso ci stia chiedendo aiuto. È il portale magico del cuore alato! Sì, certo, e io trasformo le cose in gelato come quando ero bambina. Ragazzi, quello è davvero un portale magico, ma per dove? Beh, scopriamolo! Aspettatemi! È fantastico! Guardate, non sono le noccioline di Connie? Oh, un portale magico! È una cosa meravigliosa! Dobbiamo riuscire ad attraversarlo, ma come? Ci sono! Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato! Che c'è adesso? Ti appunto una zanzara o qualcosa del genere? Non ve lo ricordate? Fa un passo di qua e fa un passo di là! Il portale fantasy di luce brillerà! Oh, secondo te dove ci porterà? Lo vedrete! Vi piacerà un sacco! Continua! Gioco al campus, i vincitori riceveranno un premio. È il portale magico del cuore alato! Ritorno a Magic Tears. Oh, ma dove siamo? Io sono già stata qui. Anch'io, mi sembra familiare, ma era più colorato, vero? È proprio come nel mio incubo. Ecco perché la Jelly mi chiedeva aiuto. Ehi, questa era la mia casa. Guarda, e la mia era questa qui. Ne abbiamo fatte tante quando eravamo piccole. Possiamo andarcene adesso? Questo posto è noioso. Sì, siamo state qui quando eravamo bambine, però ormai siamo cresciute, quindi andiamocene. Hai ragione, questo posto non è più come prima, e nemmeno noi. È evidente che siamo tutte cambiate. Cerchiamo Connie e le altre e torniamo al campus. Ottima idea, e poi siamo in testa alla gara. O forse adesso siamo scese al secondo posto? Ah, un attimo, guardate! Dobbiamo seguire le noccioline di Connie. Andiamo! Connie! Connie! Connie, siamo qui! Sei davvero tu, loro! Mila! Snowy? Ah, ho sentito tanto la tua mancanza! Adesso mi ricordo tutto! Vivevamo a Magic Tears! Non ci vedevamo da tanto tempo! Io vivevo qui vicino, in un bellissimo igloo circondato dalla neve! E poi facevo sempre snowboard, come ora! E io vivevo a Tutti i Frutti Beach. Dovremmo andare lì a berci un cray juice. Ah sì, erano deliziosi. Te lo ricordi, vero? E noi eravamo tutte amiche. Una volta Stella ha baciato Narvi. Sì, me lo ricordo. Non è vero, non se lo ricorda nessuno. Ah, cos'è? Una collana? Per me? Ehi, non litigate. Non importa, Lulu. È il pensiero che conta. Sinceramente mi mancava tutto questo. Anche a me. Dai, basta, Rim! Mi hai scambiata per un gelato! Che succede? Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Non è possibile! Che cosa? Non c'è campo! E ora come faccio senza il mio telefono? Però
Hai detto che eri stufa delle telefonate e che volevi staccare un po'. Beh, sì, volevo staccare un po', ma così mi sembra troppo. Devo occuparmi di faccende molto importanti. Ora torniamo indietro e andiamo a vincere il nostro premio speciale. Dovremmo vincere noi. Abbiamo una bandierina in più. Solo una bandierina? Non potete batterci. Mi piacerebbe visitare tutti i Frutti Beach, ma penso che sia meglio tornare ora o non riusciremo mai a vincere. No, non possiamo andarcene, dobbiamo trovare il modo di far tornare i colori. Che se ne importa di quella gara? Il mondo Magic Tears ha bisogno di noi. Ma non siamo più delle bebè. Allora possiamo risolvere la cosa da adulte. Mettiamola ai voti. Ok, va bene, sì. Chi se ne vuole andare, alzi la mano. 1, 2, 5. Chi vuole rimanere qui, alzi la mano. 1, 2, 4. Lala, cosa voti? No, non so rispondere. Lala, non vorrei metterti pressione, però dipende tutto da te. Vuoi che restiamo qui? O che torniamo indietro, così vinceremo il premio speciale? Beh, in effetti direi che siamo praticamente adulte. Non voglio che ci mandino via dal campus e se si accorgono che ci siamo allontanate lo faranno. 6 voti contro 4. Torniamo al campus. Ma io non voglio. Non mi piace il risultato. Ma è giusto così. E poi chissà, magari possiamo provare a tornare più tardi. Ehi, che cos'era quel suono? Rim, dove sono finiti tutti? C'è qualcosa di strano. Non è niente, è soltanto il vento. Forza, torniamo indietro. No, non è il vento. Questa risata è uguale a quella del mio incubo. Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato. Aspettate! No! Non è il campus! Come andiamo via da qui? C'era un cannocchiale, se non sbaglio. Possiamo usare quello per cercare un altro portale. Proviamoci! Non ci stiamo tutte qui dentro. Non ci credo. Il mondo sembra sbiadito. Davvero? Fa vedere, anche tutti i Frutti Beach. È terribile, dobbiamo fare qualcosa. No, è meglio tornare indietro subito prima che succeda anche a noi. E come facciamo a tornare indietro, genio? Va bene, calmatevi. Volete toccare la mia pietra che trasforma l'energia negativa in positiva? Ma ci sono altri portali. Prima voglio vedere se c'è qualche parte del mondo che ancora ha colori. Non spingermi. No, non spingermi. Non sono stata io. Nemmeno io. Ehi, stai muovendo il cannocchiale. Ma no! Ma sì, invece! Quella è la foresta di zucchero filato? Oh, Jenna! No! Presto, la dobbiamo aiutare! Sì, ma come? Ma certo! Voi fantasies avete i poteri! Io credo di poter trasformare le cose in gelato! Tieni, Phoebe! Gelato speciale in arrivo! E questo è per Jenna! Wow, e voi da dove sbucate? Quante cose state portando? Oh, ti ringrazio, Snowy! Oh, Faye! Pensavo di aver perso queste pietre! Sono meravigliose! Wow, un fossile della montagna fantasy! Grazie, Betty! Devono essere deliziose! Chissà come sta la mia cara Tutti Frutti Beach! Grazie, Lulu! Ne avevo proprio bisogno! Vi ricordate la lacrima magica? Sì, era la cosa migliore del mondo. Per me la lacrima migliore era quella di tutti i Frutti Beach con le jelly sbirichine. Oh, mi mancano tanto, erano sempre contente. Anche a me, ma nella foresta ce n'era una che sembrava preoccupata. Siamo venute qui per lei. Ci hanno sempre fatte stare bene. Questo mondo era speciale. Davvero, era tutto meraviglioso e profumato. Anch'io mi ricordo, eravamo migliori amiche. Certo che lo eravamo! Oh, Rin, così mi fai il solletico! No, non sta andando come avevo previsto. Ma non mi sconfiggerete! È da un po' che non vedo le ragazze. Che combineranno? Continua! Truly
nell'episodio precedente. La risata è uguale a quella del mio incubo. Anch'io mi ricordo. Eravamo migliori amiche. Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Best friends forever. Mi sto divertendo tanto con voi, ragazze. Sì, anch'io. Ma forse ora dobbiamo tornare. Stiamo avvantaggiando i ragazzi nella sfida. I ragazzi, eh? Soprattutto Narvi, vero? No, intendo tutti i ragazzi, Crystal. E se viaggiassimo attraverso tutti i mondi Magic Tears, forse scopriremmo cosa sta succedendo. Io non voglio camminare. I miei piedi da diva non possono fare un passo in più. Ah, per favore, ma in che mondo vive Daisy? Ora basta, abbiamo votato. Dovete capire che è meglio se torniamo indietro subito o saremo in un guaio enorme. Primi, dai un'occhiata in giro. Non vedi che c'è qualcosa che non va? È tutto sbiadito. A questo punto è evidente che c'è qualche problema in tutti i mondi. E prima di tornare indietro lo dobbiamo risolvere. Sì, giusto? È vero. Per questo non abbiamo votato. Bello. Di nuovo, la stessa risata del mio incubo. Di quale incubo stai parlando? Ho fatto un brutto sogno e sentivo una risata come quella dappertutto. Forse è meglio non scoprire di cosa si tratta. Possiamo andare adesso? Se avessi la sfera di cristallo di mia cugina Tina, potrei capire cosa sta succedendo e come andarcene via da qui. Sì, andiamo! A casa di Tina! Cerchiamo la sfera, forza! Andate pure, io vi aspetto qui! Oh no, tu vieni insieme a noi! Volare è troppo cool, che bello! Cominciamo a cercare. Guardate, questo è un ciuccio di diamante. Quando eravamo bambine passavamo giornate intere a cercarli. Sarebbe perfetto come ciondolo. Ehi! Preferivo il farfallino, stava benissimo con il cappello. L'ho trovata! Prendila, Phoebe! Magica sfera di cristallo, mostrami che sta accadendo di male. Se serve posso anche fare una verticale. Beh, credo tu debba farla davvero. Sì, ha ragione. Bene, ora vedo qualcosa. Sì, è una mela gigante. Una mela? E dove possiamo trovarla? A tutti i Frutti Beach! Andiamo? In che direzione? Quella è Nila! Andiamo con lei! Oh. Wow! Devo dire che non me la ricordavo così... così... Puzzolente! Deprimente? È davvero terribile! Guarda, ci sono tantissime jellies! Oh, sembrano molto tristi. Dai, fammi andare più vicino, forza! Ancora un po'! E non così tanto, non così tanto! Jenna, vai più piano! Ops, mi dispiace! È una cosa disgustosa! Questa probabilmente era una mela. È impossibile trovare qualcosa qui. Oh no, che cos'è successo? Il lago Lampone è marcito! Vi ricordate quando abbiamo dovuto salvare Mel? Abbiamo bevuto quasi tutto il lago, era così buono! Non come adesso! E quando le jellies si sono intrufolate nella fabbrica? Sì, è stato un disastro, ma ci siamo divertiti a rimettere a posto tutte insieme! Tutta questa amicizia mi fa sentire male! Vi farò smettere di ridere presto! Forse ho fatto un po' la diva, mi dispiace. Siamo ancora amiche, vero? Sì, ma prima è meglio che ti accompagni alla spiaggia, così puoi lavarti un po'. D'accordo. Dobbiamo trovare la mela che abbiamo visto nella sfera di Tina. Ah, no, non ce la faccio più, io mi arrendo. La mela! Ti prego, resisti! Dov'è Jenna? Serve qualcuno che voli! Non c'è tempo, presto! Dobbiamo formare una catena umana! Manca ancora un po'! Coraggio, ragazze, tutte insieme! Dai, forza, dobbiamo resistere! Ci sono quasi! Oh no, il ramo! Tre! Uno, due, tre! L'ho preso! No, arriva! Grazie per averlo salvato, Jenna. Per fortuna stai bene. Grazie, ragazze. Oh, guardate! Le collane sono tutte uguali. Wow, le piarze! Best friends forever! Questa è la mia Tutti Frutti Beach. Sono tornati con
odori. C'è un buon profumo. Tutti frutti. Cosa vuoi dirmi? Bidò. Ho capito, adesso possiamo tornare indietro. Certo, dovevamo solo essere di nuovo amiche e collaborare come quando eravamo piccole. Best friend forever! Anche se non mi spiego ancora quella risata malvagia. Che importa, i colori sono tornati e noi possiamo tornare al campus. Sono sicura che mi mancherai tanto, ma dobbiamo crescere. Non possiamo restare piccole per sempre. A presto, Snowy. Forza, dobbiamo tornare indietro e vincere il premio. Ma prima di andare posso fare un ultimo volo. Ciao! A presto! Fammi sapere se succede qualcos'altro. Vorrei che potessi venire con me, Rin. Sappiate che non è ancora finita. Cosa? Ma quella non era... Ah, ma no. Ciao, Rin. Mi mancherai tanto. Trasformerò il campus in un luogo di oscurità e tenebre. Rin! Rin! Sei meraviglioso! Ma cosa ci fai qui? Sbrigati, Dreamy! Presto, vinceranno i ragazzi! Se qualcuno scopre che sei qui, dovrai tornare indietro! Presto, devi nasconderti! Forza, siete in ritardo, ma non correte! Uno, due, tre bandierine! Abbiamo i nostri vincitori! Il premio speciale va a voi, ragazzi! Oh no, c'eravamo quasi! Veramente ne avevamo una! Non importa, adesso siamo di nuovo amiche! Sì, siamo le migliori! E poi, come premio di consolazione, ecco un po' di torta! Un set di trucchi, è questo il premio speciale? Beh, a me piace! A me no! Quello è il nostro premio! Davvero? Allora prenditelo! Ehi, ora vedrai! Mi piace questo posto. Ho deciso che distruggerò questa amicizia. Dice che non sarò più popolare. Sicuramente sto già perdendo follower. Devo fare qualcosa. Andiamo, Lady, non prendere l'oroscopo troppo sul serio. Buongiorno, futuri talenti. Pronti a partecipare alle vostre lezioni preferite? Niente cellulari e niente feste serali. Non sono consentiti. Ho trovato! Darò una festa esagerata per riacquistare la mia popolarità. Stasera festa! Sì, festa! Tutti al campus mi adoreranno. Ciao, Daisy. Ciao, Daisy. Avete sentito Daisy della festa di Ciao stasera? Sì, non vedo l'ora di andarci. Ehi, Shaq, vieni anche tu alla festa. Oh, sì, la festa, non posso. Ho qualcosa di più importante da fare. Oggi voglio chiedere a Daisy di andare a prendere un gelato. Noi tre potremmo andarci insieme e poi magari potresti inventarti una scusa per lasciarci da soli. Beh, io preferirei andare alla festa. Ma... Ciao, Daisy! Ti va di andare a prendere un gelato insieme a me? Daisy, devi venire a cantare alla mia festa stasera! Ma... scusate, davvero non vedete l'ora di andare a quella festa noiosa? Noiosa? Oh! La mia festa? Non devi preoccuparti, Lady, puoi contare su di me! Andiamo, dobbiamo dirlo a tutti! E voi due non pensate nemmeno di venire! No! Aspetta un attimo, io volevo dire che... Oh, io volevo andarci! Una festa? Questa è la mia occasione. Farò in modo che la festa sia un disastro. Le tenebre domineranno! È ora di andare a letto. E ricordate, niente feste, non sono consentite. Io adesso mi siedo qui a sorvegliare. Andiamo, Shaq. Forse se chiedi scusa inviteranno anche noi. Che ci fate voi due qui? Non era una festa noiosa?
Shaq ti vorrebbe dire una cosa. Shaq? Sì, penso ancora che sia una festa noiosa, però c'è Daisy e quindi noiosa? Io... Sei solo invidioso della mia meravigliosa festa? Volevo soltanto chiederti scusa. Molto bene, allora finché non chiede scusa, lui non è invitato alla festa. Invidioso? Noi faremo la nostra festa, scommetto che sarà molto meglio della tua. Beh, staremo a vedere. Che cosa voleva Shaq? Oh, niente, pronti a divertirvi? Sì! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo, ho anche il mio kit degli scherzi. Daisy, vuoi una foto? I ragazzi stanno facendo una mega festa. Perché non andiamo a dare un'occhiata? Non ci penso proprio. Nessuna festa può essere più divertente di questa. Connie, alza il volume. Diamo inizio alla festa. Sembrano buonissimi, Connie. Non so se mangiare quello al cioccolato o quello alla fragola. Questo qua. Penso che proverò a vivacizzare questa festa. Sorridete! Dite cheese! Balliamo! Facciamo festa, cantiamo! Non fermate il divertimento! Dreamy, hai visto che cosa hai fatto? Non sono stata io! Sono sicura che quello era uno scherzo di Crystal! Mio? Tranquille, non è successo niente di grave! Ci stavamo divertendo un mondo, ma tu hai mandato tutto all'aria. Ma non sono stata io. No, certo. Per favore, ragazze, state rovinando la festa. Vorresti dire che sono una bugiarda? Forse. Allora io vado all'altra festa. Crystal, no! Mi piace. Sta a vedere. Arriveranno presto. Facciamo le luci da discoteca con la torcia. Che succede? Aggiustalo! Va bene, è facile. Possiamo andare alla festa adesso? Aspetta, arriva qualcuno! Magari è Daisy! Andiamo! Oh, ecco dove eri finita! Dai, non essere arrabbiata! Sono sicura che Crystal voleva solo ravvivare la festa! Guarda! Sembra che qualcuno abbia messo un dolcetto nella tromba, quindi... non era uno scherzo di Crystal! Ora devo andare a cercarla! Crystal, mi dispiace, lo so che non sei stata tu. Guarda, qualcuno ha messo un dolcetto nella tromba. Qualcuno chi? Dobbiamo dirlo alle altre. Perché si è fermato tutto? Mi sento debole. Sta succedendo qualcosa. Ah! Ho trovato! Sveglierò Miss Collette che espellerà tutte dai campus per colpa della festa. Ehi, tu! Chiunque tu sia, potrai anche rovinare la nostra festa, ma non rovinerai la nostra amicizia. Non importa quello che accadrà, noi saremo sempre insieme. Quella luce, no! Vi assicuro che tornerò. Che cos'era esattamente quella luce? E chi era quella signora? Probabilmente quando abbiamo unito le forze e la potenza della nostra amicizia ha attivato il potere delle collane. Cosa? Non mi sono addormentata, non mi sono addormentata. Che state facendo? Noi le abbiamo portato un cuscino, così può stare seduta più comoda. Ah, d'accordo. Wow, ma guarda un po'. Sembra che alla fine tu ti stia divertendo. D'accordo, hai ragione. La tua festa è fantastica. Ehi, guarda, la festa è decisamente un successo. Il mio livello di popolarità è al 100%. Senti, Shaq, ti va di andare insieme a prenderci un gelato? Ups! Truly friends, truly, truly.
caccia al ladro. Trovato! Rin! Ti ho cercato dappertutto! Tieni, l'ho preparato durante la lezione di cucina. Tutti gli ingredienti sono biologici. Ti piace, eh? Te ne porterò ancora. No, Rin! Sai che non puoi venire con me. Nessuno deve vederti. Un miscolletto ti caccerà dal campus. Appena potrò, te ne porterò ancora. Ora devo andare. Ci vediamo domani, Rin! Buongiorno! Domani è il giorno delle visite. Tutto dovrà essere perfetto. Il cibo che ho preparato per i visitatori è squisito. Ricordate di tenere il cibo al fresco nel frigorifero della caffetteria. E non dimenticate, controllate che il frigorifero sia alla giusta temperatura e che il cibo sia tenuto al fresco per i nostri ospiti. 3, 2, 1. Per essere forte, mangia sano e per tutto il giorno sarai un uragano. Ciao ragazzi, avete visto delle mele in giro? Sono giorni che non ne trovo. No, e non sono l'unico cibo scomparso, perché sono spariti anche un bel po' dei miei cupcake. Io invece credo che qualcuno mi stia spiando. Qualcuno con i capelli colorati. Cosa? Sei sicura? Non starai esagerando un po'? Tu come spiegheresti le ombre che vedo dalla finestra? Forse è un tuo fan. Oh, a quanto pare ti piace avere segreti con le tue amiche, eh? Beh, credo che ora mi divertirò un po'. Mi assicurerò che il cavallo venga cacciato e che tu lo segua. I miei cupcake sono spariti! Qualcuno di voi ha visto le mie fragole? E dove sono le mie mele? Qualcuno ci sta derubando! Avanti, ragazze, di certo sarà... Dobbiamo catturare il ladro. Bene, è ora di trovare quel ladruncolo. Ci divideremo in 3 squadre e la squadra A controllerà i food truck, la B controllerà le stanze e la squadra C... Sì, eccoci qua! Con noi 3 il cibo è al sicuro! Sì! Cercate di non fare danni, va bene? Ragazzi, io devo andare a... ecco, a posizionare le trappole per il ladro. Rim! Oh, poverino! Devi nasconderti, stanno cercando il ladro che si è mangiato tutto, ti scopriranno! Squadra A, con me! Il ladro deve essere nascosto qui da qualche parte! Squadra B, sono certa che il ladro sia nascosto laggiù! Mi dispiace, sarà soltanto per un po'. Userò dei torsoli di mela per creare una pista falsa in modo tale da depistarli. Poi penserò a un posto migliore in cui nasconderti. Seguitemi, il ladro si trova qui, me lo sento. Oh no, sono già arrivati! Ehi, guardate! Torsoli di mela! Ci siamo, il ladro deve essere qui dentro, andiamo! Lì non mi troveranno! Questo è ciò che credi tu? È così buio qui! Le tracce portano lì, il ladro deve essere dietro quella porta. Aspetta un attimo, non possiamo entrare, non è permesso! Ma il ladro deve essere lì dentro! Forza, andiamo! Aiutatemi! Oh no, stanno per entrare, devo fare qualcosa! Su, spingete! Dreamy? E ora, che cali l'oscurità! Oh, grande, è andata via la luce! Dreamy, sei tu il ladro! Hai rubato tu le mele! E che mi dici dei miei biscotti? Aspettate, non sono stata io, posso spiegare! Ehi, un momento! Se è andata via la luce, significa anche che... Il frigorifero non funziona! Oh, no! Accidenti, è un vero dramma! Aspetta!
Aspettate un attimo, ragazze. Vediamo un po' qual è il problema. Il generatore non è rotto, era solo scollegato. Sì, mistero risolto! Ma come facciamo a sollevare il generatore? Questa è un'ottima domanda. Vediamo. Rim? Oh! Sei davvero tu? Wow, sei grandissimo! E cosa ci fai qui? È per questo che ho preso le mele, per darle a Rim. Ma non so niente sugli altri furti, siete arrabbiate con me? No, ma perché non ci hai parlato di Rim? Temevo avreste cercato di mandarlo indietro, perciò l'ho nascosto. Rim è fantastico! Non c'è nulla di male se volete restare insieme. Dite sul serio? Certo! Vi adoro! Forza, Rim, solleva il generatore. Sì, bellissimo! Ce l'abbiamo fatta! L'oscurità inghiottirà il campus e voi non la fermerete. Ancora tu! Quel cavallo non rovinerà i miei piani. Rim è un unicorno, il più forte di tutti e il più bello di tutti. E ha un grande appetito. Noi lo proteggeremo perché è il nostro amico. Potere dell'amicizia! No! Di certo è stata Shadow a rubare tutte le nostre cose. Ci dispiace, Dreamy. Tranquilla, è tutto ok. Dobbiamo pensare a dove nascondere Rim. Miss Collect non deve sapere che è nel campus. Oh, il cibo per gli ospiti! Ma era tutto buonissimo. Il cibo è al sicuro, nelle nostre pance. Guarda, ora funziona di nuovo. Credi finiremo nei guai per aver mangiato tutto? No. Attenzione, studenti, spero sia tutto pronto, perché gli ospiti arriveranno fra 15 minuti. No, che guaio!